Buonasera a tutti, mi dispiace che vi ho avvisato solo stamattina di questa diretta, ma sono riuscita a finire le purificazioni e allora ho pensato, oggi preghiamo.
È già da 2 ore che io sono qui a pregare per tutti, ho già ascoltato diversi mantra, rannicchiate in quell'angolino lì per Krishna, ci sono tutti gli apristrada in amore, denaro, a Ganesh, ci sono una marea di candele, anche se non le vedete, tutte da quel lato, ce ne sono veramente parecchie, oltre a quelle che vedete, perché non posso spostarmi da questo lato, perché sennò veramente faccio danno. Ma le candele sono veramente, veramente tante. E dovreste vedermi in questo momento, sono un lago di sudore, anche perché ho dovuto chiudere la finestra, perché stasera per fortuna c'è un po' di venticello e quindi rischiavo che si spegnessero le candele. E questo rito con la magia induista doveva essere solo con Ganesh, e vi ricordo che negli altari induisti Ganesh si mette sempre avanti, e Lakshmi e Krishna. Poi invece io ho voluto riunire tutti, perché oggi mi hanno chiamata tutti. Tutti gli altari mi hanno chiamata, tutte le statue hanno detto portami lì, dobbiamo stare insieme. Quindi c'è Durga, c'è Shiva con Parvati, Vishnu, Hanuman. Ci sono tutti. Tutti, non naturalmente tutte le divinità induiste, perché sono oltre 300, però ce ne sono parecchie. Io continuerò a pregare qui per voi tutta la notte. Guardate cosa sta succedendo. Apposta vi dico, le candele sono tante, anche se non le vedete, sono tante. Come vedete anche in diretta, guardate cosa sta succedendo, e ora cerchiamo di rimediare prima che mi va a fuoco la casa. Quando accendete le candele dovete stare molto attenti, soprattutto quando se ne accendono tante. In questo momento vento no, peggio. Non c'è vento. Vieni qui. Perché quello sta facendo la plastica. Levati. La plastica. Qua avevo già cominciato a mettere i vostri nomi, di tutti coloro che avevano commissionato il rito. Avevo già cominciato. Quindi continuo. Questo si stava bruciando con le candele.
ne mancavano pochi perché avevo già cominciato a metterli qua dentro. Devo mettere anche a fuoco, ok. Chi non si vede era perché avevo cominciato già a metterli dentro. Sto cercando di mettere oltretutto a fuoco. Sulle note di Ganesh. Questo è Monica Napolitano, ma si era macchiato con le candele. Vera, Ivana Napolitano, Carla, questi purtroppo Fabio Biscozzo si erano bagnati. Siete davvero tanti. Siete davvero tanti, questo chi è? Arianna. Rakesh. Infatti alcuni nomi li ho rifatti perché si erano bagnati troppo. Luana, Ranno, Maria, Antonella Zamperini, siete davvero tanti. E queste sono le offerte. Ci sono 250 euro di offerte. Prima era caduto anche Ganesh tirando il tappetino.
Volevo ascoltare con voi anche un po' di mantra di Lakshmi, perché io resterò qui ad ascoltare. Lo sto cercando un attimo sul telefonino. Sai che ti puoi allenare anche in Un camera attimo che passa la pubblicità. Ho dovuto, dopo l'incidente, aprire anche la finestra. Allora, io ora vi lascio perché continuerò ad ascoltare per varie ore i mantra. Però una cosa vi raccomando a tutti coloro che mi hanno commissionato questo rito, e siete davvero tanti, di ascoltare i mantra, ma come dico spesso, non perché sono una medicina, no, perché li dovete sentire nel cuore. I mantra sono una preghiera, e le preghiere non vanno prese come una medicina. Ricordate sempre nei vostri altari un bicchiere d'acqua. Un saluto a tutti da Gremori, a questo meraviglioso gruppo che ha oltrepassato già i 4.000 membri in poco più di un anno e 20 giorni ha oltrepassato i 20.000 membri, scusate, 4.000 membri e crescerà ancora sempre di più. Mi dispiace che questo video l'ho dovuto fare in due riprese, ma ho avuto un piccolo incidente con delle candele,
perché si stava incendiando uno di questi tappetini. Vi abbraccio e grazie per la compagnia che mi avete fatto stasera, perché io rimarrò qui appollaiata sui miei cuscini a pregare per me, per la mia famiglia e per voi, per tutto il gruppo, anche per chi non ha partecipato al rito.